per la difesa dell'Ajax. Quando parte Caraschelia non ci sembra sia modo di fermarlo. Pallone che poi Caraschelia, ripetiamo, sembra un alieno, sembra un giocatore che non è possibile fermare da quella parte. Puoi raddoppiare, puoi triplicare la marcatura questa volta. E per Caraschelia, il cagno di Caraschelia ai danni dell'avversario. La classe di Caraschelia illumina la notte di Napoli. Caraschelia va a puntare nuovamente Sanchez, la palla sul destro, attacca Caraschelia verso il fondo, poi finta di entrare nel rigore, sterza immediatamente, la rimette sul destro, la rimette sul sinistro, va al cross in mezzo, arriva Lozano, viene anticipato proprio da Balli all'ultimo momento. Io credo che Sanchez stasera avrà gli incubi. No, ma anche da terra no, Caraschelia, salvate il sortato Sanchez, per favore, perché non lo vede nemmeno quando cade a terra, riesce a prendergli il pallone e andarsene via. Impressionante Caraschelia contro 4, poi Lobo, Ajax. È inutile, ogni volta che tocca il pallone Caraschelia succede qualcosa di magico. Io, a me adesso fare paragoni è veramente improprio, però vedere quel numero di maglie, il 77, vedere quei calzettoni abbassati, vedere quel caracollare, a me ricorda tanto un nord irlandese, non voglio dire nulla, però insomma, lasciate che la fantasia dell'appassionato si scateni ad indicare, a vedere dei paragoni con dei fenomeni del passato, perché questo è un fenomeno. Sì, questo è un fenomeno. Se ne va Caraschelia al primo, al secondo perde l'impallo, recupera il pallone, insomma, che sta facendo Caraschelia? Palla a sinistra per Osimhen, mamma mia, in fuorigioco Osimhen, ma insomma, ora ripeto, vedere giocare al pallone così un ragazzo è veramente impressionante, e non lo fermano in nessuna maniera, anche quando sembra averla persa quella palla la recupera come se avesse delle ventose al posto dei piedi. Dovrebbe essere quella, insomma, stavolta mi alzo anch'io, sì, perché Caraschelia esce dal campo e bisogna solo applaudire.